cronaca di una mattinata di follia. C'è stata una rissa fra immigrati. Come vedete, stiamo inquadrando in questo momento uno degli accoltellati. Le condizioni in cui versa sembrano apparentemente molto gravi. Quello che sta avvenendo in questo quartiere, stiamo lavorando, scusateci. Allontanare. Cose da riprendere. No, secondo te che facciamo? Cose da riprendere, non intracciate il nostro. No, riprendi lui che ci sta dicendo che non ci vuole fare riprendere. Sta dicendo non sono cose da riprendere. Noi facciamo, non ci servono le dichiarazioni. Il nostro lavoro invece è stare. Il nostro lavoro è stare qua. Quindi. Allora, come facciamo ad intralciare che siamo qua? Siamo qua, non stiamo intralciando nulla. Quindi, allora, come vedete si cerca sempre di non fare testimoniare quello che accade in questo quartiere a forte intensità abitativa con un enorme numero spropositato, numero di immigrati che sono liberi di fare quello che vogliono in qualunque momento del giorno e della notte. Mentre vi stiamo parlando, Corso Meridionale, ci sta un mercato abusivo che nessuno di questi signori che oggi non ci vuole fare parlare va a togliere. C'è un mercato abusivo in questo momento al Corso Meridionale. Anziché fare tacere la stampa, dovrebbero essere più attenti a fare il loro lavoro. Noi cerchiamo sempre di tenere informati tutti quanti nel limite dell'equità, senza essere di parte, in un attimo solo. Quindi noi cerchiamo di essere equi, di testimoniare quello che accade quotidianamente in un quartiere ostaggio, di una situazione veramente insostenibile. Sono intervenuti dopo che i ragazzi, dopo 4 ore che li abbiamo chiamati, stavano con i cellulari in mano i poliziotti. È quello che stiamo dicendo, praticamente, come vedete. E non sono intervenuti, l'hanno fatto morire quasi la Bertesa. Per quello muore al 100%. Questo è quello che avviene ogni giorno, per noi non è palazzo crollato. Sì, assolutamente. Per noi non è assolutamente una cosa normale. È la quotidianità. Vediamo. Allora, noi siamo arrivati in questo momento, come vedete, non è una cosa organizzata, è la rabbia della gente, non se ne può più. Ma non è nemmeno più rabbia, è normalità per loro praticamente. E noi siamo. Rabbia viene quando una persona vede due persone che litigano, chiamano i vigili che stanno là con i cellulari in mano, non si muovono. Quando si sono accoltellati, li abbiamo richiamati di nuovo, ancora con i cellulari in mano. Sono venuti dopo 3 ore, quando quella stava morendo. Ha ragione, scapperà praticamente la guerra e il delirio, e qua non ce ne renderemo conto, perché noi lo stiamo dicendo un sacco, non siamo tutelati per nulla. Quindi per tentare di riassumere si parla di Napoli città dell'accoglienza, ma qua non è accoglienza assolutamente, qua è occupazione metodica e sistemica di interi quartieri della città. In questo momento stanno portando il ferito molto grave, probabilmente versava in condizioni veramente critiche, l'abbiamo visto, una vera e propria pozza di sangue. Purtroppo i vigili, l'unica cosa intelligente che sono riusciti a dire è di non filmare, quindi noi non riusciamo a capire se esiste un meccanismo nazionale, sovraregionale, che ha deciso, ha stabilito che questa gente può fare quello che crede, come crede, dove crede e quanto crede. Su queste cose noi invitiamo l'amministrazione a contattarci, vogliamo sentirli. Non abbiamo, come abbiamo sempre precisato, interessi di campata, noi facciamo i giornalisti, il nostro lavoro è raccontare la quotidianità, la verità la vedete, sta qua per terra, una pozza di sangue che poteva essere probabilmente risparmiato, questo non lo potremo mai dire, ma alla fine la situazione è quella che vi stiamo documentando. E su queste immagini Sergio Angrisano, Massimo Pacilio per Sinapsi News, Napoli News Magazine,
vi saluto alla prossima, al prossimo servizio, speriamo non di questo tipo.